Allora abbiamo con noi, caro David, la protagonista di quel video con il signor Conte, la famosa studentessa che avrebbe fatto, perché non so se è vero, un esame con il premier Conte. Si è avvicinata lì senza mascherina al signor Conte, devo dire in maniera incredibile, anche facile, perché in un altro paese non è facile avvicinare il presidente del Consiglio. Invece l'hanno lasciata passare, anche questo è vero. Eccola qui, è Alessandra Cantini, è lei. Ciao Alessandra. È la mezza matta. Cioè, buonasera signora. La svalvolata di Conte, esatto. Che non si è fumata, non si è drogata e aveva il ventenne con cui fare sesso lavorando in quarantena. La scema. Sì, la scema che si è messa, diciamolo subito. La svalvolata rispose. Il premier Conte non lo sa, ma la signorina Cantini è quella che ha tirato fuori il culo da Chiambretti, si è smutandata in diretta qui e soprattutto ha iniziato a fare il porno, ha iniziato a fare i filmati porno. Un grande curriculum ragazzino con un pisello di 24 centimetri, almeno così risulta dalle cronache, giusto signora Cantini? Se non sbaglio. Basterebbe andare su Alifanz a verificare. Comunque andiamo su Alifanz a verificare. Il momento storico particolare, il momento, cioè noi eravamo arrabbiati, stavano chiudendo tutto, mi stavano per buttare questo lo sappiamo, però allora, vogliamo sapere un'altra cosa. Noi vogliamo... però ho fatto porno di base, anzi sono lontano. Hai fatto però dei filmati porno, che uno basta che va a guardare, si abbona a OnlyFans, paga e vede tu che prendi però un pisello in bocca, c'è così. Poco da fare, e prendi anche il pisello in altre situazioni, c'è poco da fare, quello è porno, non è che è una cosa strana. Vabbè, però non è Supernova, ci farò altri video che non saranno veramente porno, lo scoprirete a settembre. Benissimo, allora voglio capire una cosa, hai veramente fatto l'esame con Conte? Beh, in realtà no, perché lui mi sembra che... Hai detto una balla? No, non ho detto una balla, io ho detto avrei dovuto fare l'esame con lei. No, avrei potuto, perché era diritto privato. Ma ti piace sessualmente, ti piace Conte? No. No, proprio no. Zero. Oddio, c'è questa versione del nemico, perché ovviamente non concordo affatto sul suo governo. Non sei contiana, sì, non sei a favore del governo giallorosso, però no, la versione del nemico in che senso? Cioè, qual è il punto col nemico? Cioè, c'è l'attrazione per il nemico? Magari, esatto, chi lo sa. Io adesso l'ho beccato per la strada, se avessi saputo che sarebbe diventato presidente del Consiglio in sede quando era professore, se lo beccassi in Camera dei Deputati. Palazzo Chigi, insomma, non lo so. Cioè fisicamente non è il tuo tipo, diciamo. No. Anche perché tra il ragazzino può fare anche che abbia anche cosa? Pare che ci siano anche altre tendenze, quindi no, veramente no, cioè non risulta, sta con una fidanzata molto bella, eccetera, va sulle copertine. Adesso gli stai attribuendo al presidente del Consiglio dei gusti sessuali. Dei gusti sessuali che non risulta. Apparentemente ci sono tante cose, ci sono sempre le cover delle storie. Ci sono sempre le? Lo so. A volte le storie vengono coperte, ci sono delle coperture apposta. Ah, no, adesso possiamo smentire, caro Parenzo, tu che ti intendi di queste cose, che il signor Presidente del Consiglio... Mi ha silenziata. Ma non ti ha silenziata? Io posso darti anche... lo scoop non te lo do perché lo voglio pubblicare domani sul mio Instagram di una persona con cui oggi mi sono allenato in palestra, ma quindi diciamo conosco bene questa situazione perché l'ho proprio commentata oggi con questa persona che è il portavoce del Premier, sostanzialmente. È stata una scena vergognosa. Questa è una poveretta, una mezza matta. Il caldo hai fatto ginnastica con Casalino, mi stai dicendo? Sì, hai fatto ginnastica con Casalino? No, ero nella palestra, frequentavamo la stessa palestra e quindi ci siamo incontrati. Parenzo ha fatto ginnastica col signor Casalino, col portavoce. Va benissimo, perché è legittimo. Ci siamo allenati. Vi siete allenati insieme? Lui è molto fisicato. Lui si allena per i fatti suoi. Io avevo il mio personal e mi stavo allenando. Lui non aveva il personal perché lui da solo. Pazzesca. E io mi stavo allenando questa perché cosa devo pazzesca. Mantenermi. Ecco, ma ti voglio dire di più. La scena di questa mezza matta l'ho proprio commentata perché gli ho detto, sai chi è quella lì? Cioè, lui non sapeva chi era questa signora vestita di giallo, questa ragazza un po' esuberante vestita di giallo. Io ho detto, amico, lui mi dice, ma chi è? E io ho detto semplicemente una mezza matta. Tre parole. Io ho usato solo tre parole. E lui che ha detto? Ma niente, si è messo a ridere, ha detto sì, una scena grottesca. Fermi tutti che qui c'è Ciccia, qui è novità, è grossa novità. Qui è grossa novità.
ma abbiamo qui, Parenzo, due notizie clamorose. Una è che tu vai nella stessa palestra del signor Casalino. L'ho scoperto per caso. Vabbè, d'accordo, vai nella stessa palestra, ti alleni insieme al signor Casalino. L'altra notizia, oggi è successo, in genere non ci incrociamo mai con... mettiamo le notizie. Vabbè, intanto l'abbiamo detto lì, diamo delle cose vere. Ci siamo incrociati perché io vado in un orario diverso dal suo. Questa volta sono andato a ora di colazione. Ma ti ha chiesto lui chi era la signora che ha avvicinato il Quando ero lì ho chiacchierato, dice, ho visto quella scena lì della cosa che ha finito da più. Ah, dice sì, incredibile. Dico, sai chi è quella? Ho detto no, quella è una matta che ogni tanto chiamiamo alla zanzara. Ah, non avevo dubbi. Quindi, perché scopo gli ho detto che era una matta, ho detto, ah, sì, ma perché devi classificare la signora zanzara? Cantini qui presente come matta? No, posso chiedere. Ma perché la una svalvolata? Ma perché? Ma che adesso? Ma una svalvolata? Ma no, ma ho capito, una svalvolata. Ma perché? Sembra che da TSO. Cioè, adesso magari no, perché non è pericolosa. Però scusate, una signora che si toglie le mutande in pubblico, mostra il culo e disturba il presidente. Dice che va in giro, senza mutande reggiseno. Voglio dire, io sulle mutande, sto facendo la mia fortuna, manco un po' la vostra, perché alla fine ieri se avessi preparato questo gesto, se l'avessi immaginato, io volevo portarle in Vaticano. Come volevi? In che senso? Non ho capito. Non ho capito che volevi fare in Vaticano. Vabbè, i piani con le mutande erano altri, che poi sono stati cambiati. Perché ma in Vaticano? Che vuol dire volevi portare le mutande in Vaticano? Non ho capito. Non lo so, volevo fare una preghierina con le mie mutande in mano. Una preghiera con le mutande in mano. Arrestato. Per cui stiamo parlando. Le guardie svizzere ti avrebbero arrestato, cara. Le guardie comunque posso svizzere, dirti una cosa. Su una cosa ha ragione la signora Cantini. Quando dice, l'ho letto da qualche parte, dice: è stato molto facile avvicinare il presidente del consiglio. Perché effettivamente. Vabbè, in un ma altro... lui non ha grande scorte. Era se avesse voluto dare un pugno in faccia a Conte, l'avrebbe potuto fare. È una persona che sta tra la gente, non ha paura di uscire dal palazzo. Non ha paura di uscire dal palazzo. Con la sua museruola scatenando terrore pandemico. Ma intanto, che terrore, dai, esce con la mascherina. Terrore pandemico. E ha detto una cosa giustissima: manteniamo le distanze. E ha detto una cosa molto semplice: di fronte alla furia di questa matta, ha detto semplicemente, con grande spirito british, manteniamo le distanze. Cosa che non ha fatto, però, insomma, è rimasta a 20 centimetri, è rimasto l'altra a 30 centimetri. Era anche imbarazzato, forse, da questo. Scusa, ma il prossimo passo, oltre al porno, il prossimo passo della Cantini potrebbe essere quello di fare la escort. Cioè, non hai mai pensato di farla? Io te lo consiglio. Però guarda che c'hai un culo pazzesco, per cui c'hai un culo pazzesco, non nel senso di fortuna, hai un culo mondiale, si vede, hai un culo incredibile, secondo me puoi andare a livello, cioè puoi arrivare anche a 1000-2000 botta. Quello è un'altra cosa, non c'entra niente, il mio lavoro è un altro, sono un artista. Ho capito, sei un artista adesso. Una donna deve esigere, essere l'uomo, la tratti come una dea, artista. Se si vuole definire artista, ma ognuno si definisce come vuole. Se si definisce artista, la Marina Abramovic è un artista. Io una grandissima allegoria. Veramente da poi sarà a pensare alla parte superficiale della smutandata che passa le mutande di qua. Svalvolata, smutandata. Se lo sapevo e ce l'avevo in mano, le davo, perché ha detto: questo è l'ultimo indumento che avete lasciato agli italiani. L'Italia è rimasta in mutande. Ah, volevi dare le mutande? Se avessi avuto le mutande, tu eri senza mutande? Solo quello, ma eri senza mutande? Esigere le tasse. Ho capito, ma se eri senza. E perché non te le allora perché non te le sei tolte? Non saperlo, perché se avessi immaginato una cosa del genere mi sarei fermata e l'avrei tolte. Ma il vestito era troppo svolazzante. Allora, diciamo una cosa: sesso anale non lo vuoi fare, perché dici che va bene solamente per gli omosessuali, per i gay, e lo lasci a loro. Vorrei fare un'altra puntualizzazione, perché proprio in questo momento c'è la comunità LGBT, gli omosessuali sono tutti contro di me, perché parlavo con Danzi Donzi. Mi ha offesa. Se quando distribuivano le licenze ero in coda sulla castità, non so per cosa. Perché, e poi siamo partiti in questa grandissima lite. Perché lui dice: tu ci chiami Frosi, di qua, di là. E ho detto: allora io ti chiamo Troia. Ho detto: se te mi chiami Troia, e non mi offendo. E forse non hai capito che io non è che usando il termine. Tu giustamente, questo l'ho capito, però voglio dire una cosa: se ti chiamano Troia, non ti offendi dunque.
Ma direi no, valuto il mio tempo e il mio corpo molto molto preziosamente. Ciao, quindi, ciao, ciao Ale, ciao, 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 ciao. No, ma aspetta, aspetta. Ciao, no, no, aspetta. Ciao, ti devo salutare, no, ciao, ciao. Le cose del governo, ti devo dire. Salutare, ciao, 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 ciao.